Ok, puoi partire Luca, grazie. Allora, intanto che abbiamo fatto pausa, ho visto che c'era una domanda rispetto al vamping. Allora, c'è questo sito, articolo che vi mando il link, di cui vi mando il link, se volete dargli un'occhiata, può essere carino perché introduce un po' il fenomeno sostanzialmente. Poi, non te l'ho detto Daniela, avevo preparato anche una cartella zippata con del materiale, così poi lo condividiamo con alcuni articoli. Non mi ricordo se c'era anche questo fenomeno che avevo inserito, però ci sono un po' di articoli, un po' di materiale, così possiamo condividere. Ottimo, ottimo. Ok, quindi prima di chiudere ricordati che ti mando la cartellina, che sennò poi mi dimentico. Ecco, va bene. No, casomai Sì, poi poi mi me lo dici se è ricordi. possibile Assolutamente. inserire dei link all'interno poi del sito, nella pagina del Sì, tutto quello che corso. vuoi, assolutamente. Perfetto, ecco, se tu mi dai il materiale, io Grazie. lo carico quando poi carichiamo i video, quando carichiamo tutto quanto. Va Ok. bene, grazie mille. Allora, prova a condividere. E quando hai bisogno di mandare i video, me lo dici e tu interrompi la condivisione. Proviamo a vedere se funziona con la Sì, mia. vediamo Si allora. vede? Si vede, allora faccio così, così. Prova a E vedere se cammina. Ok. così, perfetto. Va, Benissimo. perfetto. Allora, mi presento rapidamente per non perdere troppo tempo. Io mi chiamo Luca Rossi, sono uno psicologo, psicoterapeuta, sessuologo clinico. Lavoro da quasi 20 anni per un SERD, servizio dipendenze. Mi occupo da circa 18 anni di gioco d'azzardo, da circa 10 di gioco d'azzardo online. Lavoro anche sulla sex addiction e su tutti i tipi di dipendenza da sostanza. Insegno all'università, tengo un corso di prevenzione e trattamento delle dipendenze a Torino, facoltà di psicologia, magistrale. Poi sono professore a contratto a scienze dell'educazione, insegno poi in due scuole di specialità, di orientamento cognitivo-costruttivista. Queste sono le cose principali. Allora, entriamo un pochino più nello specifico. Come vi accennavo all'inizio della giornata, vi ho accennato il fatto che lavoreremo più nello specifico sul definire cosa vuol dire giocare online, quali sono, le modalità, quali sono anche gli strumenti necessari per poter giocare, in modo tale che abbiate una conoscenza un po' allargata sul fenomeno da poter usare soprattutto quando tratterete eventualmente pazienti che si presentano in studio privato o nei vostri servizi e hanno questa tipologia di problematica. Allora, partiamo proprio dalle basi che sono fondamentali. Che cosa serve per giocare online? La prima cosa è una connessione internet, ok? Senza connessione internet sembra banale, ma sostanzialmente io non posso accedere ad un servizio online. Naturalmente le connessioni internet sono oramai definite da tutta una serie di dispositivi che abbiamo sul mercato, ok? Quindi abbiamo lo smartphone, il tablet, il notebook, la smart TV. Questo è un aspetto molto, molto importante, perché prima parlavamo anche di modalità per bloccare il cellulare e tutto quanto. Ci sono alcuni pazienti che adesso iniziano a giocare online con la smart TV, perché è una TV interattiva, che ha tutti i parametri basilari rispetto anche ai dispositivi come possono essere gli smartphone. Poi abbiamo il PC fisso e anche i notebook. Calcolate, giusto a livello statistico, che smartphone e tablet costituiscono l'86,8% dei dispositivi collegati in rete. Okay? Il resto è determinato da notebook, smart TV e PC fisso, quindi una piccolissima percentuale. È uscito uno studio all'inizio 2024, che definiva il numero dei dispositivi in Italia collegati online. Allora calcolate, poi lo racconterò, all'inizio 2000 o fine 2023, gli italiani censiti sono 58 milioni e rotti. Numero di dispositivi collegati online in Italia 120 milioni. Ok? Quindi minimo ogni persona ha due dispositivi collegati. Poi qualcuno può dire, ehi, a me ne ho solo uno. Ok, vuol dire che qualcuno ne ha tre, qualcuno ne ha quattro. Ok? Poi per giocare online serve un conto gioco. Io per poter accedere a un sito che mi offre appunto la possibilità di giocare, devo per forza attivare un conto gioco. Questo è un aspetto molto importante, perché non posso accedere come in una ricevitoria, in un casinò, arrivo, punto gioco. No,
devo iscrivermi e attivare appunto un conto gioco. Per fare questo, naturalmente, devo essere maggiorenne, come dicevamo prima, poi vedremo nel dettaglio, e poi solitamente si attiva un unico conto gioco per ogni sito. Cioè, questo cosa vuol dire? Che se io vado sul sito della SNAI, attiverò un conto gioco. Il sito della SNAI offre, ad esempio, tutta una serie di giochi, quindi posso giocare al lotto, superare la lotto, alle slot, vi dicendo, e tutto fa riferimento a quel conto gioco. Poi, se io vado su un altro sito, invece devo attivare un secondo conto gioco. A livello statistico, anche rispetto all'esperienza che ho io negli ambulatori, è difficile che ci siano sostanzialmente giocatori che hanno più conti gioco. Solitamente i giocatori si affezionano a un sito e in questo sito hanno per la possibilità di giocare a più giochi. Quindi hanno massimo due conti gioco, ma è molto, molto, molto raro. Come si apre un conto gioco? Lo vediamo rapidissimamente. Io accedo naturalmente al sito con il dispositivo. Devo compilare un forum, come vi accennava un pochino Silvia. In questo caso ci sono due possibilità. Io accedo a questo forum, compilo. Naturalmente posso inventarmi il mio codice fiscale. Se utilizzo la modalità di compilazione entro 30 giorni, devo mandare una scannerizzata, una carta d'identità, un qualsiasi documento che attesti che sono maggiorenne. Oppure posso accedere direttamente utilizzando lo SPID, l'identità digitale, ok? Quindi bypassando tutta questa cosa dell'inviare la carta d'identità e altri documenti. Scelgo un nickname, una password per accedere al mio conto. Come accennavamo prima, spesso abbiamo dei bonus di benvenuto. I bonus di benvenuto sono spesso ricollegati come quantità in relazione alla prima ricarica. Quindi faccio la ricarica di 100 euro, magari sono 5 euro, faccio di 200 euro, magari sono 10 euro, e via dicendo. Poi devo associare una carta d'identità a un conto bancario, cioè una carta di credito a un conto bancario. Questo perché? Perché quello che amano molto queste tipologie di siti è quello di avere un accesso diretto alla vostra liquidità. Sono accettate anche le prepagate PayPal, poi vi racconterò tutto rispetto alle modalità di pagamento nel gioco d'azzardo online, però preferibilmente viene dato più spazio al conto bancario. Voi date il vostro IBAN, sono un pochino più contenti. Poi viene definita una somma da caricare e si inizia direttamente a giocare. Le vincite, se mai ci saranno delle vincite, possono essere poi ricaricate su eventuali conti che vengono definiti successivamente. Quindi io posso mettere, associare una carta di credito prepagata, carico 100 euro, poi anche le carte di credito prepagate sapete che possono essere ricaricate ulteriormente. Quindi se c'è una vincita in un sito, nel mio conto online, posso da lì ricaricare la mia carta. Okay? Allora, perché vi ho parlato dei conti gioco? Perché oltre ai preziosi dati forniti da Silvia, la dottoressa Miceli, quindi 133-131 miliardi, vi raccontavo prima, miliardi di euro e non milioni di euro, quindi si parla di 131 mila milioni di euro giocati. Altro dato interessante per capire un po' come si sta sviluppando il gioco online è la quantità di conti aperti in Italia. Qui ho preso gli ultimi 3-4 anni. Allora, 2020, conti attivi in Italia 4.277.000. 2021, conti attivi in Italia 6,7 milioni. 2022, conti attivi in Italia 7 milioni e 100. Conti attivi in Italia 17 milioni e 800. Okay? Anche qui, vi accennavo prima, siamo 18, il 1 gennaio 2023, secondo l'Istat, siamo 58 milioni e 851 mila abitanti in Italia. Ok? Se io faccio un rapporto, considerando i 58 milioni, viene fuori che il 30,24% degli italiani, avendo un unico conto, come vi dicevo che è molto più frequente, ha un conto di gioco online. Però, se io tolgo ipoteticamente tutti gli adolescenti minorenni, abbiamo visto che comunque accedono lo stesso, però considerando la componente etica che non accedono a tutto quanto, alla fin fine diventa il 34,31%, quindi il 34,31% dei maggiorenni in Italia ipoteticamente hanno un conto gioco. Questo è un dato estremamente rilevante che definisce un pochino l'andamento del gioco d'azzardo online. Quindi uno su tre.
1 su 3. Titolo proposto da un'agenzia di stampa specifica sui giochi che si chiama Agimeg, definisce come nel 2023 ci sia uno spunto radicale rispetto all'apertura dei conti e l'aumento improvviso, anche non calcolato, rispetto al numero di giocatori online, che non ha, c'è un aumento non previsto. Diceva anche prima Silvia che è molto frequente una situazione dove è difficile, anche nella fase della pandemia, non ci sono stati tanti pazienti, tanti soggetti che sono passati dal gioco in presenza al gioco online rispetto al Covid. Ci sono stati tanti pazienti che hanno sperimentato per la prima volta invece il gioco online, e sono passati direttamente a giocare online, e questi sono stati veramente tanti. Allora, entriamo un pochino più nello specifico. Trattare un paziente che gioca d'azzardo online occorre, come accennava anche prima Daniela, una preparazione specifica che è definita da tutta una serie di parametri. Quindi bisogna essere professionisti preparati e soprattutto professionisti autorevoli. Cosa vuol dire un professionista deve essere autorevole quando si relaziona con un paziente? Queste sono più o meno le caratteristiche che ho individuato nell'arco della mia carriera all'interno del CERT per definire l'autorevolezza di un operatore. Okay? Quindi, sono 5 punti principali, noi lavoreremo sui primi 4, vi dicevo prima, la parte clinica non credo che avremo tempo, però ci concentreremo su conoscenza dei giochi online. Quindi se io voglio lavorare con i giocatori online, devo sapere cosa c'è online, cosa viene offerto. Devo conoscere anche come funzionano i principali giochi. Poker, blackjack, Hold'em Texas Poker. Qual è la differenza tra poker e Hold'em Texas Poker? Quando il paziente si presenta da voi, vi racconta come in realtà ha perso perché è stato particolarmente sfortunato perché ha avuto una scala che non si è realizzata in un certo modo. Voi dovete sapere cosa vuol dire. Sapere anche il calcolo un po' delle probabilità di fare scala, e se no non avete una capacità di entrare in relazione col paziente. Conoscenza, differenza tra gioco online e gioco in presenza. Qualcosa ha accennato anche Silvia, lo vedremo più nello specifico. Conoscenza gioco legale ed illegale online. Questo è un altro aspetto estremamente importante, perché tante volte il paziente si presenta non avendo la minima idea di cosa vuol dire giocare online in modo legale e giocare online in modo illegale. Lui accede a un sito, dice, è un sito che ho trovato, ho giocato. Interessante, carino di aspetto, mi sono trovato bene. Conoscenza tipologie di pagamento, anche questo è molto importante, vi racconterò poi una serie di aspetti, soprattutto come si fa a capire quando il giocatore si presenta, se sta utilizzando un sito legale o illegale, se ci sta raccontando tutta la verità. Sapete, faccio un esempio di uno degli ultimi pazienti che si presenta al servizio, lui racconta, in realtà non vuole raccontare che gioca online per lasciarsi uno spazio per continuare a giocare online, e quando si presenta al servizio racconta di aver giocato a poker e di aver perso più di 3.000 euro a poker l'ultima volta che ha giocato. Anche questo bisogna sapere come funziona il gioco del poker, o per meglio dire, lui dice di aver fatto riferimento a una ricevitoria e aver giocato a poker e aver perso 3.000 euro. Impossibile. Impossibile perché? Perché nelle ricevitorie l'unica cosa che possono fare è organizzare dei tornei di poker. Il torneo di poker è definito dal fatto che se io decido di partecipare a un torneo di poker, ho una posta d'ingresso, 50 euro, 100 euro, ok, do questa posta d'ingresso e inizio il torneo. Il torneo mettiamo che abbia dei premi, dove il primo classificato in questo torneo di poker vince 1.000 euro, il secondo 500 e via dicendo. È impossibile che io possa perdere 3.000 euro, perché non è come in una sessione di poker fatta al casinò dove io ho possibilità di rilanciare. Io quando inizio a fare questo torneo di poker ho 100 fish, se vinco vado avanti, se perdo vengo messo fuori. Okay? Conoscendo il meccanismo viene restituito questa conoscenza al giocatore, dove il giocatore dice sì, effettivamente glielo dico. In realtà gioco online a poker, non sono andato in ricevitoria. In ricevitoria, appunto, non è possibile, è illegale giocare, a meno che non abbia giocato in una bisca clandestina, è illegale giocare a poker. Solo nei casinò si può giocare a poker con la possibilità di rilanciare. Ok? Entriamo più nello specifico.
Allora, siccome è accennato anche Daniela che ci sono assistenti sociali che un po' già lavorano nel gioco d'azzardo e assistenti sociali che non hanno mai visto un giocatore d'azzardo, ho pensato anche di introdurre proprio le caratteristiche basilari del gioco d'azzardo, giusto per fare un ripasso estremamente rapido e partire tutti allo stesso modo. Quali sono le caratteristiche del gioco d'azzardo che riguardano anche poi il gioco d'azzardo online? Allora, prima caratteristica, per poter giocare d'azzardo io devo puntare denaro o qualcosa di valore. Naturalmente a livello online l'unica possibilità è puntare denaro, che sia virtuale, ma comunque puntare denaro. Seconda cosa, secondo aspetto basilare, una volta che inizio a giocare, la mia puntata non può essere più ritirata. L'esempio che faccio solitamente è quello del casinò, della roulette. Voi puntate, una volta che il croupier fa girare naturalmente questa grande ruota, alla fin fine cosa succede? Lancia la pallina e dice Léger sans fin. Non potete più puntare e aggiungere nient'altro. Ok? Da lì non potete spostare, aumentare, via dicendo. Da lì voi avete attivato il gioco d'azzardo. Naturalmente poi l'esito che verrà fuori da questa pallina, ad esempio, che gira, è determinato, a meno che non ci sia qualcosa di illegale, modificato, via dicendo, determinato esclusivamente o prevalentemente dal caso. Ok? Perché ho messo esclusivamente o prevalentemente dal caso? Poi se abbiamo tempo ve lo dettaglierò meglio. Esclusivamente perché certi giochi d'azzardo sono definiti esclusivamente dal caso. Il lancio di una pallina in questa ruota che gira, non è definibile. La sapete la differenza tra legge dei grandi numeri e legge dei piccoli numeri? Ad esempio, anche questo è estremamente importante. La legge dei grandi numeri dice che se io prendo la moneta testa e croce e lancio questa moneta, ho il 50% di probabilità che venga testa e il 50% di probabilità che venga croce. La legge dei grandi numeri dice che questa percentuale deve essere rispettata. Okay? Ma perché si chiama legge dei grandi numeri? Perché vuol dire che all'infinito la percentuale di 50% teste e 50% croce verrà rispettata. Poi c'è la legge dei grandi numeri, dei piccoli numeri. La legge dei piccoli numeri invece dice che la legge dei grandi numeri è nettamente relativa. Cioè io posso trascorrere tutta la mia vita lanciando una moneta e facendo sempre testa, poi nascerà fra 10 anni un bambino che per tutta la vita lancerà una moneta, farà sempre croce. Che la legge dei grandi numeri funziona, ripeto, all'infinito. Invece ci sono tanti pazienti che dicono: se io ho tirato 10 volte una monetina è venuta 10 volte testa, è probabile, più probabile che l'undicesima volta sia croce. No, che all'infinito è vero, ma nelle leggi dei piccoli numeri non è assolutamente vero. Queste sono tutte le strategie, ad esempio, che vengono utilizzate nel casinò, per quanto riguarda la roulette, vi dicendo, è da 55 tiri che viene fuori il nero. È molto più facile che la prossima volta venga fuori il rosso. No, questo perché no? Perché ogni volta che io riattivo una sessione di gioco, la probabilità si resetta. Riparte da 50-50. La legge dei grandi numeri invece viene rispettata. Ma ripeto, siccome nessuno di noi penso possa vivere all'infinito, ma nessuno di noi lo sperimenterà, la legge dei grandi numeri. Altra cosa, vi dicevo, ho scritto esclusivamente perché tanti giochi sono dettati esclusivamente dal caso e prevalentemente perché ci sono dei giochi tipo il poker dove in parte è determinato dal caso della fortuna, ad esempio, in parte è determinato anche dalla capacità. Il blackjack, ad esempio, funziona allo stesso modo, in parte è determinato dalla fortuna e in parte è determinato dalla capacità. Poi se avremo tempo vi dettaglierò anche questo meglio. Ultima caratteristica, naturalmente, perché gioca il giocatore? Per vincere. Solamente per vincere solitamente del denaro o qualcosa di prezioso. Okay? Quindi anche questa è un'altra caratteristica basilare del gioco d'azzardo. Quindi ci sono dei premi in palio e il giocatore vuole vincere questi premi. Entriamo più nello specifico. Conoscenza dei giochi online. Allora, un po' ve l'ha accennato anche Silvia prima rispetto a quali sono i giochi più giocati, le scommesse sportive, vi dicendo, vi ha accennato anche cos'è l'RTP, Return to Player, cioè in poche parole è la somma che deve tornare
al giocatore rispetto alla puntata che fa. Faccio un esempio: se voi giocate un euro, per legge, se voi giocate alle slot, per legge, le slot fisiche vi devono restituire il 70% di questo euro giocato. Ok? Quindi il 30% se lo tiene il gestore delle slot, in parte lo Stato con le tasse, in parte chi vi fornisce la macchina per giocare, via dicendo, e il 70% deve essere restituito. Naturalmente questa modalità di restituzione varia a livello randomizzato, dopo 10, 20, 100 tiri, 1000 tiri, via dicendo. Ok? Però per legge il 70% deve essere restituito. Vedete la differenza tra il gioco d'azzardo online e il gioco d'azzardo in presenza? Vi ho parlato del 70% delle slot. Qui abbiamo dei giochi con una restituzione fino al 99,83%. E qualcuno potrebbe dire, ma come fanno a sopravvivere con una restituzione del 99,83%? Facile. Se io mi costruisco un sito, in questo sito metto 1 milione di giochi, che è fattibile, ogni volta che si collega una persona ha il vantaggio di collegarsi e trovare sempre la slot, il gioco libero. Se io anche guadagno un centesimo ogni secondo su 1000 giochi, la pagnotta me la porto a casa a fine giornata. Quindi si punta molto sulla quantità di giochi proposti in contemporanea e quindi ci si può permettere di avere anche delle bassissime vincite, senza nessun problema. Si parte da alcuni tipi di blackjack fino ad arrivare anche ai dadi, al gioco della scopa, slot machine, poi lo dettaglieremo anche meglio. Okay? Abbiamo detto, abbiamo dell'RTP, quindi Return to Player, anche superiore appunto al 99% col blackjack. Qui c'era quel video, non so se riesci, proviamo a metterlo su. Allora, come si gioca al blackjack? Ci sono dei diversi pazienti che adesso si presentano e dicono: io ho giocato al blackjack, però purtroppo ho perso per questo motivo, perché il banco mi ha fregato facendomi uscire usando questa quest'altra modalità. Bisogna conoscere vagamente come funziona il blackjack. Riesci a mettermelo su? Allora, disconnettiti, cioè togli la condivisione dello schermo. Era il primo o il secondo video? Il primo, secondo me, che ti ho mandato. Ok, come si gioca a blackjack? Adesso ci proviamo. Ok. Allora, eccolo qua. Vado. Vediamo un po'. Ovviamente c'è la pubblicità. Risparmia acquistando articoli di seconda mano con Vinted. Ti piace? Compralo su Vinted. Anche il dealer ne riceva uno. Nel qual caso, la mano finisce in parità. Vediamo ora come si sviluppa una mano di blackjack. Perché è partito. Ogni mano inizia con... Benissimo, grazie. Il blackjack è uno dei giochi più diffusi nei casinò, ma è anche uno dei più pericolosi per le finanze se non conoscete il modo giusto di giocarlo. Dopo aver guardato questo video conoscerete bene tutte le sue regole e sarete pronti per continuare con il prossimo video sulle basi della strategia del blackjack. Ma prima di arrivare al gioco in sé, vediamo alcuni concetti di base nel blackjack. L'obiettivo è battere il dealer. Il giocatore vince se la sua mano ha un valore più alto di quella del dealer, senza sballare. Il giocatore vince anche se il dealer sballa e lui no. Si sballa quando il valore totale della mano supera il 21 e quando i giocatori sballano perdono subito la loro puntata, a prescindere dal fatto che il dealer sballi o meno. Poi dovete imparare il valore delle carte. Dal 2 al 9 valgono tutti secondo il valore nominale, mentre 10, Jack, Donne e Re valgono tutte 10. Gli assi possono valere 1 o 11. Quindi se ricevete un asso e un 5, la vostra mano vale o 6 o 16. La mano più forte è un asso con qualsiasi carta del valore 10 e si chiama blackjack. Se un giocatore riceve un blackjack, vince automaticamente a meno che anche il dealer ne riceva uno, nel qual caso la mano finisce in parità. Vediamo ora come si sviluppa una mano di blackjack. Ogni mano inizia con i giocatori che ricevono due carte. Tutte le carte sono visibili, a parte l'ultima del dealer che viene distribuita coperta. I giocatori devono agire per primi e hanno quattro opzioni: pescare, stare, raddoppiare o sdoppiare una coppia.
Pescare significa voler ricevere un'altra carta e nel blackjack si usano sempre segnali manuali per dichiarare l'intenzione al dealer. Se volete carta, basta toccare con le dita il tavolo davanti alla vostra mano. I giocatori possono prendere quante carte vogliono fino a quando non restano o non sballano. Se siete soddisfatti delle carte, passate la vostra mano sopra di esse per dire al dealer che siete a posto. Con alcune mani forti è consigliabile raddoppiare. Raddoppiare significa piazzare una seconda puntata uguale alla prima e ricevere una sola carta in più. Per dire al dealer che volete raddoppiare, piazzate semplicemente la seconda puntata accanto alla prima. Se nelle prime due carte del giocatore c'è una coppia, esiste la possibilità di dividerla e di giocare due mani separate. Per dire al dealer che volete dividere, preparate una seconda puntata uguale alla prima fuori dal box di puntata sul tavolo e il dealer dividerà la vostra coppia permettendovi di giocare due mani separate. Alcuni casinò offrono una scommessa separata chiamata assicurazione quando il dealer mostra un asso. Ciò che dovete sapere sull'assicurazione è che si tratta di una scommessa inutile che va sempre evitata. Dopo che i giocatori hanno finito con le loro mani, il dealer mostra la sua carta coperta e stabilisce se chiamare o stare. Chi ha la mano più alta senza superare il 21 vince e un blackjack vince automaticamente contro ogni mano eccetto un altro blackjack. Le puntate vengono pagate alla pari a meno che un giocatore vinca con un blackjack che paga 1,5 a 1. Ora che conoscete tutte le regole, non perdete il nostro prossimo video sulla strategia base del blackjack. Okay. Visitate casinotop10.it per questo, per darvi un'idea, nel senso che calcolate che Blackjack è uno dei giochi più giocati nei casino online assieme allo del Texas Poker, ok? Quindi verosimilmente potrebbero presentarsi dei pazienti che giocano Blackjack e che vi raccontano come hanno accettato l'assicurazione e hanno sbagliato a accettare l'assicurazione. Adesso sapete anche vagamente cos'è l'assicurazione. Il mandato è: guardate video su YouTube per quanto riguarda l'Hold'em Texas Poker, come si gioca, come per quanto riguarda anche il blackjack e anche i principali giochi. Allora, condividiamo. Ok, condividiamo. Nascondi. Ok. Ok, ci siamo. Andiamo avanti. Allora, non è entrata la presentazione e non è andata avanti. Come mai? Aspetta, adesso c'è. Sì, però non è in modalità presentazione. Vediamo. Sì, adesso la metto in modalità da dispositivo corrente. E non parte. A me lo dà, a te non lo dà. I misteri dell'informatica. Aspetta, provo a uscire, rientrare. Interrompe. Ok. Ah, facciamo un altro modo. Aspetta, facciamo così. Allora, finestra, facciamo così. Condividi. Ok, poi facciamo così. E non te lo fa vedere. Aspetta, ok. Io faccio così. Ok, forse si sta aprendo. No, rimanere. Io la vedo qua davanti, ma non la vedete voi, no? No. No, allora. Proviamo a spegnere. Facciamo così. Interrompi presentazione, riproviamo. Adesso ho chiuso tutto di là, riattivo. Ok, faccio così. Condivisione. Ok, se faccio così voi non lo vedete? No, aspetta un attimo. Adesso si vede. Ok, allora se io faccio così e faccio vado giù. Ok, lo vedete, sì, vedete che scendo. Tu stai scendendo, okay. A sinistra, ma quella di ecco, adesso okay. Si vede. Un attimo che faccio presentazione dalla corrente e voi non la vedete. A me la apre tutta e voi non la vedete. Niente, tienila così e boh.
Vai avanti. Se devo uscire, allora, se facciamo così, no? Avanti così perché. Sì, tanto sono belle grosse e si Sì, si vede, riescono a vedere abbastanza. quindi sono ben leggibili. Ok, vediamo se poi va giù. Sì, ok. Sì. Allora, perfetto, andiamo avanti allora. Altra cosa, conoscenza di come funziona la roulette, molto importante. Altro gioco gettonatissimo online è la roulette, casino online, vi dicendo. Sapete che la roulette, il gioco della roulette, anche quella dal vivo, sopravvivono con una percentuale di vantaggio del 2,7% rispetto, cioè che il banco ha rispetto al giocatore. Nel senso che se io punto, ad esempio, sul rosso, sul nero, il banco ha la possibilità di vincere rispetto a me superiore al 2,7 grazie al fatto che ci sia lo 0 e il doppio 0. Ok? Quindi grazie a questa piccola variazione il banco riesce lo stesso a sopravvivere. Calcolate che i casinò dal vivo sono in una situazione di crisi, non tanto perché sono svantaggiati a livello di percentuale, ma perché il gioco online li sta in qualche modo superando, grazie anche alla comodità, all'accessibilità, a tutte le cose che abbiamo visto prima. Conoscente di differenza tra gioco online in presenza, un pochino ve l'ha accennato anche Silvia, slot machine fisiche 70% di return to player, le slot online partono per legge da un minimo del 90% e arrivano anche a dei numeri notevoli tipo 99, 99,8 e via dicendo. Naturalmente, come vi accennava anche Silvia prima, perché esiste questa cosa? Perché naturalmente le slot in presenza comportano costi elevati, occorre inserirle in determinati spazi, occorre riscaldare l'ambiente, occorre pagare un affitto, si possono rompere e via dicendo. Invece le slot online sono semplicemente dei programmi che vengono messi su dei siti. Lo spazio online costa pressoché nulla. Se voi volete aprire un sito online per gestire, per avere un dominio vostro, costa sui 5 euro all'anno. Quindi, tanto per darvi un'idea, potreste arrivare a 50 euro all'anno avendo uno spazio disumano da condividere. Quindi capite che le spese sono notevolmente più basse. Questo ve l'ho già accennato, slot online sempre disponibili. Altra cosa, in qualche bar e tabaccheria, magari vedete delle persone che guardano gli altri giocare e che aspettano il loro turno per poter giocare. Tante volte, 15 anni fa, quando lavoravo esclusivamente sul gioco in presenza, io avevo diversi pazienti che aspettavano che la persona finisse di giocare e alcuni pazienti che erano arrabbiati perché dicevano: questo qua mi sta aspettando perché non è ancora uscita il checkpoint e adesso smetto io, ma ho già caricato la macchina. Quindi facevano fatica a smettere di giocare perché avevano paura che quello che subentrava dopo potesse avere dei vantaggi. Okay? Questa cosa dell'aspettare invece nei casinò online non esiste. Ognuno di voi, se accede a un casinò online, ha sempre disponibile tutti i giochi, qualsiasi ora del giorno, qualsiasi modalità, indipendentemente dal numero di giocatori connessi in contemporanea nello stesso sito. Abbiamo alcune slot, vi dicevo, tipo Ugga Bugga, che è una slot che restituisce più del 99%. Abbiamo Mega Joker, anche qui un'altra slot che restituisce dei premi elevatissimi. Abbiamo delle slot che restituiscono percentuali elevatissime, più hanno una sorta di esperienza progressiva. Più giochi, più aumenta la probabilità, più giochi, più hai una sorta di premi paralleli. Cioè l'incentivo è continua a giocare, continua a spendere. Poi abbiamo il bingo. Il bingo di per sé nasce come prima cosa, il gioco più connotato in una determinata fascia d'età, quindi tendenzialmente più anziana. Seconda cosa, il bingo è più spesso connotato come un gioco sociale, cioè la gente si trova al bingo perché così intanto parla, mangia e via dicendo. Il problema è che l'online invece l'ipotesi era che si perdesse questa dinamica più relazionale. In realtà adesso esistono i bingo virtuali dove ci si collega. Si può chattare con l'altra persona, ci si può collegare anche con una videocamera e recuperano tutta la parte più nettamente relazionale che è la specifica del bingo. Terzo punto, gioco online in Italia, com'è regolamentato? Questo, soprattutto per voi che fate gli assistenti sociali per gran parte dei partecipanti, è estremamente importante. Allora,
Chi è che gestisce in Italia i giochi d'azzardo online? Allora, dal 2018 ad oggi è l'ADM, che sta per Agenzia Dogane e Monopoli di Stato. Prima del 2018 era la AMS, che era Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. In realtà è lo stesso ente. Okay? Questo ente, l'ADM, è quello che dà la possibilità, concede le licenze. Okay? Io, Luca Rossi, decido di aprire un casinò online, decido di aprire un'attività di gioco d'azzardo online. Cosa devo fare? Devo accedere tramite mail, mi collego all'ADM, chiedo di poter accedere, di poter usufruire di questo servizio, e l'ADM, prima di concedermi la licenza, controlla tutta una serie di cose su di me. Precedenti penali. Ho già realizzato dei fallimenti? Ho già aperto delle attività che sono fallite? Allora non me lo concedono. Ho precedenti penali? Non me lo concedono. Analizzano in poche parole chi sono, cosa ho fatto nella vita, se ho avuto la partita IVA, se ho sempre pagato le tasse, e via dicendo. Se ho realizzato tutte queste cose, mi danno la concessione. E io posso aprire sul territorio italiano il mio sito di gioco d'azzardo. Okay? Questo tramite l'ADM. I maggiori casinò famosi, diciamo, con la licenza ADM sono Gioco Digitale, 888, PokerStars Casinò, Goldbet, SNAI. La Goldbet, ad esempio, ha anche dei negozi fisici. È interessante perché tanti negozi fisici della Goldbet, se volete andare a fare un giro giusto per vedere, non per giocare, voi entrate e in realtà non avete neanche le macchine. Voi avete computer collegati direttamente, quindi vi sedete e utilizzate un computer per scommettere, per giocare, vi dicendo, perché entrate direttamente nei loro siti. Però hanno un accesso diretto sul territorio. Per quelle persone che magari dicono sì, però se non so come si fa, c'è sempre qualcuno che mi consiglia, mi dà una mano, ma sì, vado, faccio un giro, eh? Però arrivi lì e alla fin fine è sempre il gioco d'azzardo online. Allora, naturalmente qualche paziente può dire sì, ma io gioco a dei siti con concessione ADM, perché gioco ad altri siti che sostanzialmente hanno anche loro la loro licenza. Quindi non sono siti illegali. Qualcuno gliel'ha rilasciata. C'è un ente regolatore, ad esempio, che rilascia licenze, che è l'ente regolatore di Curaçao. Non so se conoscete dov'è Curaçao. Curaçao è una bellissima isola delle Antille olandesi, che si posiziona esattamente qui, nel Centro America, stupenda isola, che si è inventata l'Engaming Authority. Cioè, loro avevano un prodotto interno lordo abbastanza basso, hanno detto, beh, come si facciamo ad alzare? Ok, concediamo licenze mondiali nel mondo per attivare giochi d'azzardo. È come se io avessi una piccola isoletta e decidessi da domani concedo licenze. E uno dice, ma perché così mi va? Concedo licenze. Ok? Cosa succede? Per attivare una licenza di Curaçao, io cosa devo fare? Mando un'email e dico, salve, vorrei attivare la licenza. E loro dicono, perfetto, costa 200 euro all'anno. Quando vuole le diamo il dominio. Basta, niente. Ma gli serve la carta d'identità? Ma sì, quando vuole, con calma, senza problemi, ma se proprio ha bisogno, cioè se noi, per noi è la stessa cosa. Ok? Qual è la differenza tra un sito che ha una licenza di M rispetto a un sito che ha una licenza di Curaçao? Queste sono principalmente le differenze. La prima parte ve l'ho già spiegata. Io devo avere tutta una serie di caratteristiche per poter attivare un sito legale sul territorio italiano. Non aver avuto fallimenti, non avere condanne e via dicendo. Dall'altra parte non esiste nessun limite. Posso essere un mafioso, posso attivare anche delle licenze direttamente dal carcere se posso accedere online. Al carcere attivo una licenza, buon basta. Intanto mi attivo un sito e percepisco del denaro. Okay? Poi, ve ne cito tre, basta, se no qua... C'è un altro ente che rilascia licenze. Malta. Non so chi di voi è stato a Malta, bellissima isola. Se voi arrivate a Malta, una cosa che spicca subito è le tipologie di automobili che girano. Sembra di essere a Monaco, a Monte Carlo. Macchine grandissime, bellissime, costosissime, con quasi tutte targhe specifiche, tipo Luke 17, oppure Mamma 23,
Poi ci sono le macchine normali che hanno le targhe normali. Malta è una delle isole che rilascia le licenze e si è visto che il prodotto interno lordo, un quinto del loro prodotto interno lordo, deriva dagli introiti di queste licenze rilasciate nel mondo. Poi un'altra licenza buffa è quella dei nativi Owak, nativi indiani, che hanno deciso anche loro, nel loro piccolo accampamento, di attivare sostanzialmente delle licenze mondiali. Quindi sono queste le tre principali licenze non ADM presenti online. Tanto per darvi l'idea di alcuni casinò che non hanno licenza ADM, BetPlayers, 22bet, Rabona, PowerBet e via dicendo. Tutti questi sono siti a cui potete accedere direttamente col vostro dispositivo, col vostro computer, col vostro tablet e poter giocare tranquillamente online, aprendo sempre un conto online, come dicevamo prima. Più famose appunto Rabona hanno sempre questa modalità, vedete che potete accedere a qualsiasi gioco, dalle slot al poker, qualsiasi cosa. Entriamo un pochino più nello specifico. Quindi, fino adesso vi ho raccontato che esistono dei siti legali, i siti legali sono quelli che hanno licenza ADM, poi esistono dei siti che non hanno una licenza italiana, che hanno sì licenza, ma non hanno una licenza italiana, e poi esistono dei siti online che non hanno nessun tipo di licenza. Quindi ci sono queste tre tipologie di siti che offrono il gioco d'azzardo online. Questo è molto importante, questo che adesso vi racconto, perché quando il paziente si rapporta a voi e dice: sì, ma su che sito gioca? E vi racconta il sito, cita il sito e scoprite che è un sito senza licenza italiana. Cosa rischia una persona che gioca su un sito che non ha una licenza ADM? Multe salate e rischi di prigione, nel senso che stanno commettendo un reato, perché stanno giocando in un sito che sostanzialmente, sapete che ogni volta che si gioca sul suolo italiano o sui siti garantiti dall'ADM, in qualche modo tutte le giocate, una percentuale va a livello di tasse, viene prelevata direttamente dallo Stato, più, meno, poco, tanto, troppo poco, dovrebbe essere di più, queste cose qua, ok, però sempre una percentuale viene prelevata. Da questi siti non esiste un prelievo fiscale. Altra cosa, naturalmente non essendo garantiti dall'ADM, sono siti che da un momento all'altro possono chiudere il vostro conto. Voi accedete, il giorno dopo non avete più un conto. Ma la password non funziona, boh. Possono essere siti che da un momento all'altro chiudono, poi avete fatto, è raro che succeda, ma un piccolo gruzzoletto, il giorno dopo vi collegate al sito e non esiste più. Naturalmente non parliamo del gioco d'azzardo patologico, perché nei siti garantiti ADM i pazienti possono chiedere l'esclusione. Nel senso, io mi collego, dico, non voglio più la prossima volta accedere, se provo ad accedere, bloccatemi. Assolutamente, loro ti bloccano per 3 mesi, 6 mesi, poi puoi essere bloccato anche a tempo indeterminato. Qui non esiste il blocco, non è proprio un aspetto concepito. Se scrivete, dite io vorrei essere bloccato, ti scrivono, ti rispondono, basta che tu non venga più nel nostro sito. Basta, finito lì. Però, come vi diceva prima anche Silvia, ci sono dei vantaggi in qualche modo a giocare online. E soprattutto in questi siti che sono siti, tra virgolette, illegali. Qual è il vantaggio? Allora, i siti legali italiani hanno delle somme minime che si possono giocare, che solitamente variano da 1 a 2 euro a seconda del sito. Nei siti illegali, invece, c'è la possibilità di giocare anche centesimi, 1, 2, 3 centesimi, 4 centesimi. C'è la possibilità di giocare su qualsiasi cosa in tanti siti, sia su cose reali che su cose irreali. Una corsa virtuale di cani, un combattimento virtuale tra galli, tutto. Naturalmente ci sono anche quote esagerate che vengono proposte. Una su mille, una su un milione.
non c'è nessun limite alla vincita. Anche questo è un altro aspetto molto importante. La DM definisce un limite alla vincita di 10.000 euro al giorno. Voglio vedere chi li ha vinti nella storia dei vari siti, 10.000 euro. Però definisce questo limite, ok? Nei siti invece illegali, voi potete ipoteticamente arrivare a guadagnare 50, 100.000 euro in una sessione di gioco. Altro aspetto, ribadiscono questi siti illegali che il pagamento viene effettuato nell'immediato. Tu decidi di prelevare, se decidi di prelevare, ti vengono dati subito. Invece l'ADM prevede il fatto che i siti possano pagare dopo 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, a seconda del regolamento del sito. Possono posticipare il pagamento. Naturalmente anche qui io ho diversi pazienti che giocano su siti illegali, hanno provato a prelevare. La modalità di questi siti illegali qual è? Ok, ho vinto 200 euro, voglio prelevarli. Tu provi a prelevarlo, bloccato, gli mandi un'email, cosa succede? E loro ti dicono, guardi, se lei non ritira, gliene diamo 100 in omaggio. E tu dici, scrivi un'altra email, dici, no, guarda, io vorrei proprio prelevare. Ok, gliene diamo il doppio. No, io vorrei prelevare, glielo triplichiamo, 600 euro. Puoi giocare a 600 euro. Tanti pazienti buffo che arrivano dicendo, sì, vabbè, per il doppio non l'ho detto di no, ma per il triplo vuole mettere, lei non avrebbe fatto questa cosa, mi aveva garantito il triplo, giocato poi perso tutto. Okay? Questa era proprio la modalità di incentivare il fatto di continuare a giocare. Tanto sono tutti soldi virtuali, sono tutti soldi che se io posso, regalo anche 1.000, ma tanto se ho la strategia assoluta per poterli prelevare tutti, non serve assolutamente niente. Domanda, come faccio a distinguere un sito legale da un sito illegale? Questa è un'altra cosa molto importante quando interagisco col paziente. Quando lui mi dice, sì, sto giocando su questo sito, ok, poi posso anche andarlo a cercare online e vi dicendo, però qualche piccolo parametro che mi permette di dire, no, ma guarda che questo qua è un sito illegale, sai cosa rischi? I parametri sono questi. Prima cosa, tutti i siti legali, quindi garantiti dall'ADM, hanno un dominio.it. Non esiste altro tipo di dominio, tipo .net, .org, tipo .fr, no? .it. Quindi la cosa più importante quando mi dice, sì, gioco su questo sito che si chiama www, è il punto cosa. Com'è che finisce? .it o punto in altro modo? Punto in altro modo non è un sito legale. Ok? Altro aspetto, se voi andate a cercarlo, dovete trovare un numero fatto da 5 cifre, che è la licenza che viene concessa dall'ADM. Ok? Vi faccio un esempio. Questo qua è un sito che ha una licenza, vedete che è un GAD numero 15014. Vedete che c'è scritto copyright 2023, 888 al limite, società collegata, 8 holding limited. Ok. GAD, che è la concessione numero 15014. Se leggete tutto, vedete anche che c'è scritto che società di diritto maltese con sede in Levele, però è una società con diritto maltese che però ha fatto riferimento all'ADM per avere la concessione ed è legale, quindi deve rispettare tutti i parametri che vi ho citato prima: quantità massima di vincita, determinato la capacità, cioè la possibilità di puntare non al di sotto dell'euro, la possibilità di escludersi dal sito. Tanti di voi siete giovani, quindi forse queste cose non l'avete vissuta. Le prime macchinette, le prime slot introdotte nel 98-97 sul territorio italiano non avevano nessun limite in cui di tempo tra uno schiacciare e l'altro. Cioè, voi avevate un risultato e potevate schiacciare rapidissimamente. Anche nell'arco di 0,2 secondi potevate mandare avanti la giocata. La legge italiana, se non erro dal 2015-2014, ha fatto sì che ci fosse un limite di tempo tra schiacciare la prima volta e la seconda, terza, quarta volta, di 1,5 secondi. Se voi provate in modalità continuativa non riuscite, dovete aspettare 1,5 secondi. Questo perché naturalmente, soprattutto il giocatore patologico che va su una modalità compulsiva, tende a schiacciare rapidamente. La stessa cosa funziona, ad
con la definizione dell'euro come quantità minima per giocare. Perché? Perché se il paziente ha l'idea di giocare dei centesimi, perde verosimilmente l'idea del valore del denaro più facilmente. Invece, se io sto sull'euro, 2 euro, è più facile che... Invece, nell'altro modo, è una modalità, tanto ho perso un centesimo, 2 centesimi, 3 centesimi, 4 centesimi, sono stupidaggini. Okay? E quindi incentivano il paziente a giocare molto più rapidamente online sui siti legali. Poi, altra cosa, se trovate delle corse dei cani virtuali, dei combattimenti di galli virtuali, tutto quanto è verosimile che sia un sito illegale. Okay? SNAI, BET, tutto quanto hanno solo o eventi sportivi reali su cui scommettere, oppure ci sono le slot, via dicendo. Un'altra cosa che è cambiata molto nelle scommesse sportive, che diceva prima Silvia, è il fatto che una volta, tornando indietro, faccio la persona anziana, tornando indietro di 30 anni fa, bene o male, si giocava ad esempio alla schedina del Totocalcio, no? Si andava al tabaccaio, prendevo la schedina, compilavo la schedina, potevo compilarla anche 10 minuti prima che iniziassero le partite, compilavo la schedina e poi aspettavo l'esito di tutte le partite. Questa dinamica è completamente cambiata nel gioco d'azzardo online. Perché? Perché io posso, prima cosa, scommettere con la singola squadra, ad esempio di calcio o qualsiasi evento sportivo. Ma per di più, le scommesse le posso modificare in relazione a come sta andando la partita. Tipo, Juventus-Roma. Danno 2-1 la Juventus contro la Roma. Ok? Quindi cosa vuol dire? Che se io scommetto sulla Roma, se vinco, vinco il doppio rispetto a scommettere sulla Juventus. Ok? La variazione della quota è relativa a come sta andando la partita. Quindi se dopo mezz'ora la Juve segna 5 gol alla Roma, la quotazione cambia. Ma la cosa interessante è che io posso giocare fino a 10 minuti dalla fine di una partita. Voi capite quanto è compulsiva la cosa? Se io ho puntato sulla Roma e vedo che sta perdendo la Roma, dico che adesso per compensare ho 5 minuti, punto ancora sull'altra, così evito di perdere troppo. È un incentivo costante. E il gioco online su questo ci marcia tantissimo. Questo ve l'ho già accennato, la soglia di millesimi, la soglia della puntata alla vincita e via dicendo. Altro aspetto estremamente importante per voi, soprattutto che fate per gli assistenti sociali, modalità di pagamento del gioco online. Ci sono tante modalità di pagamento, carte di credito, Mastercard, Visa, American Express, ricarica con denaro nei punti preposti. Perché la SNAI, Goldbet hanno anche questi punti sul territorio? Apparentemente sono svantaggiosi, no? Perché vi dicevo prima, questi qua arrivano e vi collegate all'interno di questi punti ad altri computer. Perché non fare tutto online? In realtà non si fa tutto online perché loro hanno anche la possibilità di ricaricare, di ricevere loro i contanti e di ricaricare i conti. Quindi posso andare direttamente da loro a ricaricare il mio conto online. Poi PayPal, poi lo vedremo nello specifico, questo, PostePay, i Bitcoin, ve lo racconterò rapidamente, NeoSurf e CashDib, anche questo poi ve lo accenno. PayPal, si può pagare con PayPal. Se voi volete ricaricare un conto gioco, potete anche ricaricarlo con PayPal. Il limite di PayPal qual è? È che potete solo ricaricare siti legali, quindi .it. Se voi provate a ricaricare con PayPal un sito illegale che vi accennavo prima, con altre concessioni, non potete ricaricarlo. Ok? Conti in criptovalute. Questo sembra una roba un po' avveniristica, strana, fantascientifica. Ogni tanto qualche paziente che magari 15 anni fa ha comprato un bitcoin arriva in studio e allora si fa tutto il controllo economico, mi raccomando i conti, da, 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 e poi scopri che questo qui ha comprato un bitcoin 15 anni fa che adesso vale 200.000 euro, roba del genere, e usa quel bitcoin diviso in piccole parti per continuare a giocare, perché i siti online accettano molto volentieri il bitcoin.
perché sono anche meno, in qualche modo, si fa più fatica a seguire un po' dove vanno. Anche la criminalità organizzata punta molto su Bitcoin. Non so se sapete una cosa buffa, giusto per. I biglietti da 500 euro sono i più ricercati sul mercato italiano. Perché sono i più ricercati? Se voi andate da qualcuno della malavita e avete dei biglietti da 500 euro, non ve li paga 500 euro, ve li paga 510, 520, 530 euro anche, vi danno. Questo perché? Perché sono i biglietti maggiormente utilizzati dalla criminalità organizzata. Perché, essendo un uomo, 500 euro, se io me ne carico 200, riesco a mettermeli anche in tasca tranquillamente. Capite che se voi quell'ammontare avete 200.000 euro, 200.000 euro in biglietti da 10 euro o da 50 diventa un po' problematico trasportarli. Con già 500 euro, che fa 1.000 euro, riuscite più facilmente a nasconderli. Ok? Le criptovalute, anche quelle, sono estremamente gettonate a livello di criminalità. Cos'è il mio self voucher? Ve lo accennava prima anche Silvia. Sono dei voucher che voi potete acquistare online e l'acquisto è completamente è basato sull'anonimato. Io accedo, loro dicono: con cosa paghi? Pago con la carta di credito, pac, ce l'ho. Poi io posso, ci sono pazienti che cosa fanno? Che ad esempio prima di smettere di giocare comprano 4-5 voucher. Okay? Quando fai il controllo economico, sì, quello blocchiamo la carta di credito, sì, blocchiamo questo, blocchiamo il conto, ok, e poi continuano a giocare. Dice, ma che aveva fatto a giocare? Ma no, avevo comprato dei voucher tempo fa, ok? E quelli li posso ricaricare tranquillamente. Cashlib è una carta di credito prepagata ottimizzata per il gioco d'azzardo online. È una carta di credito che non ci stai tanto a chiedere chi sei, cosa fai, perché, loro ti chiedono, ok, metti un nickname, metti una cosa, carica i soldi, boh, basta. Poi arrivi lì, paghi. Poche domande, ok? Efficace. E anche qui ti danno un bonus di 10 euro. Se tu ricarichi 200-300 euro, hai 10 euro di bonus. E che è interessante, perché ad esempio è una roba che se voi fate la Poste Pay e altre cose, nessuno vi dice, beh, fatti vedere la carta, ti do 10 euro. Strano come cosa. Allora, una cosa che si sta sviluppando, vi dicevo anche prima rispetto al bingo, è che si è visto, soprattutto nella fase iniziale in cui veniva proposto il gioco d'azzardo online, che mancava un po' l'interattività. Cioè la gente effettivamente trovarsi davanti a una slot che schiacci, va, fatta, boh, oppure giocare a carte con quei vecchi videogiochi, no, dove facciamo vedere solo il tavolo, si puntava un po', Allora cosa hanno pensato? Perché non rendiamo più reale il gioco d'azzardo online? Quindi voi vedete delle situazioni in cui dall'altra parte online avete qualcuno dal vivo con cui giocare. Se riesce a mandarmi l'altro video, se no vorrei fare. Accenno solo più questa cosa qua. Questo video che vedrete in realtà è il video di uno streamer che viene pagato da un casinò online per giocare online, quindi non solo gli danno le fiche gratuite, ma poi viene pagato per far vedere quanto riesce a vincere. Questo è uno streamer abbastanza famoso che si mette sul mercato, gli altri lo guardano e dicono: cavolo, guarda, e vedrete come l'interazione sembra un'interazione dal vivo, sembra che lui sia lì presente e venga registrato da una videocamera. Se riesce a mandarlo così, Sì. vediamo Allora, se. togli la tua condivisione. Interrotto. Perfetto. Parto con la mia. Condividi. Scusate se interrompo, io devo uscire, non ho la Botta, terza 2,50, botta la parola 10,50. chiave. Aspettate, scusi, arrivo. Chi è che sta parlando? Io devo uscire come avevo detto e non ho mandato la mail della terza parola chiave, mi spiace, però devo Ok. andare. Se volete, vi Ok, dico segni. come è. Come?
Non so, Daniela, vuoi che dica la terza parola chiave? Ma sì, dai, diciamo la terza Black parola Jack, chiave. Proprio blackjack, proprio una roba blackjack, banale. Ok. Blackjack. Così lo facciamo. Intanto che io carico, tutti gli altri mettano la loro parola chiave nella mail e vi ho anche messo in chat il link per il questionario di gradimento. Quindi copiatevelo da qualche parte, se poi avete dei problemi fatemi sapere, va ricompilato non oltre il 24 di settembre. Allora, aspetto ancora un istante. Nel sì, senso... Scusa, che mi sentite? Sì, Giada, sì. Mi sentite? Sì, sì, non ho sentito la parola chiave, ma perché ho un problema proprio di audio. Ok, blackjack. Quella che compare okay, davanti a te adesso nella cosa. Questa bella grossa nello schermo, blackjack. Ecco. E ricordatevi, se state uscendo, di mettere l'orario di uscita. Nome, cognome, professione, orario di uscita. Allora, vado e attivo il video. Sì. Sperando... Sì, magari, ecco, ti chiedo una cosa solo, facciamo 5 minuti perché dura 17 minuti, magari 2-3 minuti. Sì, per mi vedere... dici tu, mi sì, dici tu quando interrompere. Tanto potete vederne all'infinito di questo. Perfetto, mi dici tu quando interrompere. Ok, grazie. Allora, vado, ditemi se si vede e si sente. Facciamo la lente 250. Senza side? Sì. La vai, persona che è dall'altra parte, dal vivo, interagisce, non è virtuale. Il 3. Oddio, no, ma c'era la scala. Cos'è? Dai, muoviti! Ma che cazzo fai? Ma ti sei... Porco Dio, una coppia mista. Vabbè, niente di che. Niente. Carta. Dacci un 4, un 5. Un 7, che schifo. Stiamo? Mai stai. Madonna, che puzza. Si potrebbe chiamare. Fai quello che ti senti. 13, deve essere. Balla se va a 21, con le regole del blackjack di prima, eh? Un 8. Un 6, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, è solido, non fare magia con quel 2, ok? Aiuto, aiuto, che ridere. Cazzo, porco Dio. Cosa avrebbe fatto se non avessi chiamato? 6, 3, avrebbe sballato, mi sa, sì, porco Dio, sono un pirla. L'ha trollata malamente. Un bel blackjack. Oh, niente, un 8 contro un 2, carta. Un bel 3. Un bel 2, ci piace. Adesso dacci un 10 o un asso. Un 10? Un altro 2. Che cazzo faccio, Tudor? Porco Dio. Ma che cazzo... Quanti cazzo di 2 sono usciti, Dio cane? Potevano uscire in un modo diverso che mi dava tris, Dio cane. Chiamiamola, per forza. Guarda, se ci dai il 10, dopo tutti questi 2 sei un infame di merda. Devi licenziarti. Cioè, vabbè, fratello. Vabbè, adesso... Dai, adesso tira 10, dai. Credo più. Dio cane. Ma che cazzo è? Che adesso fa, tira ancora un vale. Porco. Guarda, 17. Oddio. Oddio. Assurdo, assurdo, fratello, abbiamo vinto. Ti giuro, non me lo aspettavo mai nella vita di riuscire a vincere questa mano. Ci siamo riusciti. Rifacciamola, anche con le side mettiamo. Ok, più o meno avete capito. Mettiamo 30 sulle side. Voi volete vedere il video, ne trovate tantissimo. Magari... Non c'è problema, ce ne sono tantissimi. Tanti streamer lo fanno proprio per lavoro, Okay. Ok, se vuoi puoi riprendere la presentazione. Io trovo abbastanza agghiacciante questo che ci hai fatto vedere, ma... No, la cosa interessante è veramente, cioè, i livelli, nel senso che ci sono tanti livelli, più si va avanti, più il mondo digitale offre opportunità, limiti, dipendenze, vi dicendo. Io mi ricordo... Sto parlando già di 7-8 anni fa, forse una decina di anni fa. Ero stato chiamato in una scuola per fare un intervento in una scuola media per un problema di dipendenza da dispositivi. Sto parlando di 10 anni fa, scuola media. E intervenendo con, appunto, con i genitori, che tra l'altro era a Coazze, la scuola, ed era un venerdì sera, mi ricordo, con una pioggia incredibile. Ok, venerdì sera... venerdì di novembre, freddo, brutto, invito dei genitori, ho detto ci saranno 3 persone, 4 persone, forse. Alla fin fine erano in 52 genitori, ok? Tantissimi rispetto allo standard solito.
Questi 52 genitori erano più o meno divisi in una modalità dove metà diceva cellulare ad vitam, cioè mio figlio è libero di usare il cellulare come vuole, qualsiasi tecnologia, e dall'altra parte invece dicevano no, proibiamo l'utilizzo assolutamente, ma zero, non deve usarlo, ma proprio zero. Allora, a questi genitori ho citato due studi. Allora, uno studio, un articolo del Sole 24 Ore uscito all'epoca che diceva che l'80% dei lavori dei prossimi 50 anni deve essere ancora inventato. E di questo 80%, il Sole 24 Ore, un buon 75% si sarebbe basato sulle nuove tecnologie. Quindi, se io escludo mio figlio completamente dalle nuove tecnologie, gli taglio fuori tutta una possibile evoluzione. Prima. E poi ho detto anche, naturalmente ai genitori si spiegava che la modalità dell'utilizzo del dispositivo è equiparata alla modalità delle regole che ci sono in casa, che è ricollegato al mangiare, andare a dormire a una certa ora, cioè non è perché è il dispositivo che cambia tutto, ok? Quindi è proprio una modalità che bisogna applicare, più che concentrarsi sul dispositivo. La seconda cosa, raccontavo come in realtà non bisogna sottovalutare certi meccanismi degli adolescenti. E vi riporto questo esempio. Non mi ricordo che tipo di iPhone era, se l'iPhone 13, 14, una roba del genere. Però era un iPhone appena uscito, ok? Con un costo di 1.000-1.200 euro, più o meno. Video virale, YouTube, dove questo ragazzo americano compra due iPhone nuovi di zecca, $1.200 e $1.200. Okay? Quindi lui attiva la videocamera, prende questi due iPhone, prende il primo iPhone nuovo, gli toglie la pellicola, lo accende e dice chissà l'iPhone nuovo se resiste all'acqua e se cade nell'acqua quanto tempo riesce a rimanere acceso. Voi immaginatevi, $1.200, iPhone appena preso, video in diretta, prende l'iPhone, lo mette in un bicchiere e aspetta, guarda quanti minuti rimane acceso. Dopo 3 minuti si spegne completamente. iPhone da buttare. Secondo esperimento che fa, il secondo video è, prende un iPhone e dice chissà da che altezza, fino a che altezza può cadere senza rompersi. Lo fa cadere da 1 metro, si scheggia, lo fa cadere acceso, lo fa cadere da 2 metri, si rompe un po', lo fa cadere da 5 metri, non funziona più. Ok? Quindi, nell'arco di 5 minuti, rompe, distrugge 2 iPhone nuovi. Ok? Fatto vedere questo video ai genitori, in quella serata, tutti i genitori sdegnati hanno detto, vedete, questo qua è il limite della nuova generazione. Non capiscono il valore del denaro, non capiscono il valore delle nuove tecnologie, non capiscono gli sforzi che vengono fatti per guadagnare $1.200, $2.400, non capiscono. Poi ho fatto vedere il numero di visualizzazioni di questo video. 2.5 milioni di visualizzazioni del primo video e 3 milioni del secondo. Voi sapete che, in poche parole, per raccontarvela breve, questo ragazzo ha guadagnato $10.000 facendo questo video. Quindi ha investito $2.400 per farne 10.000. Okay? Questo per darvi un'idea di come tante volte sottovalutiamo dei meccanismi e quanto siamo noi più adulti subito capaci di criticare, svalutare senza capire cosa ci sta dietro certi meccanismi e che tante volte sono strategie nettamente funzionali. Magari è peccato rompere un iPhone nuovo, però questo gli ha portato un guadagno. Chiuso, giusto per ora. Allora, andiamo avanti. Luca, a qualcuno era caduta la connessione, quindi ripetiamo la terza parola che è blackjack. Ah, blackjack, sì. Che tra l'altro compare anche adesso. È proprio... Esatto. Scusatemi, sì, no, prego. Ero io che ho inviato il messaggio. Sì. La terza parola era chiara. Il mio cellulare si è disconnesso 5 minuti prima della pausa delle 11. Le 10:58 più o meno abbiamo fatto pausa, quindi quella che mi manca in realtà è la seconda. Ah, la seconda, la pardon. Ecco, la seconda era Pippo Baudo. Come fare a dimenticarla, Marco, Pippo Baudo?
Ecco, però te la terrai per sempre Pippo Baudo, e anche in futuro quando faremo altre robe sarà sempre Pippo Baudo. Sempre Pippo Baudo, no? Perché poi chi viene due volte allo a un corso sì, di tema diverso sa che era Pippo Baudo, quindi non te va bene sicuro, così. Subito sul va sicuro. Bene, ecco, okay. Andiamo avanti in questa affascinante descrizione. Sì. Allora, altra modalità di giocare online, il metaverso. Attenzione, perché qualcuno può dire sì, vabbè, futuristico qua, stiamo andando avanti, fantasia, eh. Sapete l'ultimo visore uscito dall'Apple? Non so se qualcuno conosce i visori usciti dall'Apple, dove c'è la possibilità, sono visori che si mettono, beh, Marco l'avrà già anche comprato sicuramente, non solo l'avrà visto, sono visori che si mettono addosso e permettono di accedere virtualmente a un mondo completamente diverso, nel senso che io posso controllare il mio dispositivo semplicemente pinzando le cose, spostandole, e ho un display completo di tutta la stanza. Posso visualizzare la mia stanza o posso visualizzare una spiaggia. Immaginatevi, avete uno sfondo fatto a spiaggia e poi potete pinzare e fare le cose. Io con questi dispositivi posso andare nel metaverso. Che cos'è il metaverso? Non è una realtà alternativa, è proprio un'altra realtà. Perché nel metaverso, io per accedere al metaverso, accedo utilizzando questi dispositivi, accedo utilizzando un avatar che posso costruirmi io, quindi posso essere un pinguino, un cavallo, una persona bionda, una donna, un'automobile, tutto quanto, e vado, cammino direttamente dentro dei posti. Come si suol dire? Beh, quando avevo più tempo mi piaceva anche informarmi un po' sull'evoluzione della borsa, le azioni e tutto quanto. Fate conto che i maggiori investitori stanno investendo sul metaverso. Questo perché? Perché il metaverso avrà uno spazio definito. Sembra fantasia quella che vi sto dicendo. Ci sono delle intere città che spesso vengono costruite, Manhattan, cioè New York, Singapore, vi dicendo, e vengono costruiti dei palazzi dove voi potete comprare delle abitazioni virtuali. C'è il mercato immobiliare, con i prezzi che di giorno in giorno salgono di questi appartamenti. Voi avete il vostro appartamento, vi mettete il vostro divisore, siete a New York, nel vostro appartamento potete fare tutta una serie di cose, poi scendete e andate a giocare nelle sale casinò, così come vedete. Quindi se io posso essere una rana, gli altri mi vedono come una rana, ma io arrivo davanti a una rana che è un'altra persona e interagisco. Ciao, come stai? Vuoi prendere qualcosa da bere? Andiamo virtualmente a prendere qualcosa da bere e poi giochiamo online. Ma in realtà è come se fossi lì. Ok? Questi... Sembra una cosa fantascientifica. Stiamo parlando del 2022, quindi già da 2 anni. Negli Stati Uniti è stato lanciato uno dei primi casinò sul metaverso e nell'arco di 3 mesi ha guadagnato 7,5 miliardi di dollari. Ed era un casinò esclusivo per 6.000 utenti. Quindi anche lì l'esclusività. C'è un bellissimo libro che vi consiglio di leggere che si intitola Gratis. Bellissimo. È un libro che racconta come la nostra società sta evolvendo con 2 parametri principali. La prima cosa è offrire sempre più servizi gratuiti usufruendo di come introiti della pubblicità. E questo libro racconta come in futuro ci saranno verosimilmente voli che verranno dati gratis, perché mentre siete sul volo ci sarà la pubblicità, vi darà la possibilità. Non so se qualcuno di voi ha preso un volo della Lufthansa ultimamente. Lufthansa, voi salite, un volo che dura magari un'ora per andare a Roma o per andare in Sicilia, 1 ora e mezza, voi salite, nell'arco di quel volo iniziano. Ok, vi verranno proposti dei gratta vinci, volete gratta vinci da 5 euro, ok. Potete pagare solo con carta di credito, gratta e vinci scontati, 2 per 1 oggi nel volo, eh? Ok. Poi finiscono i gratta e vinci, profumi oggi in offerta, profumo tal dei tali, eh? Ok. Poi ci sono i panini, le bibite e tutte queste cose qua. E la gente li compra. Compra anche gratta e vinci sui voli. Il secondo dato carino di questo libro, poi non voglio spoilerarvelo tutto, è il tema dell'esclusività. Allora, non so quanti di voi hanno una borsa di Hermès.
che sono borse molto, 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 molto costose, che vanno dai 10, 15, 20 mila euro. Io ho un paziente che vedo nel privato che è patito di queste cose e mi raccontava come funziona Hermès. Hermès è una catena di altissima moda che ha più o meno un negozio nelle principali città, uno a Torino, uno a New York, uno a Parigi, ok? Se io decido, non so perché, di andarmi a comprare una borsa di Hermès, io vado nel negozio di Hermès, saluto, entro nel negozio, la prima cosa che mi chiedono è: ma lei ha un appuntamento? In che senso? Noi riceviamo solo su appuntamento. Vabbè, allora dice, ok, fissiamo un appuntamento, aprono l'agenda e te lo danno dopo un mese e mezzo, due, ok? Siamo in un negozio di borsa, eh? Fatto questo, io torno dopo un mese e mezzo. Loro mi dicono, cos'è che desidera? Ah, guardo il catalogo, vorrei questa borsa, ok? Prima cosa, se non sono cliente, dicono, sì, però lei se vuole questa borsa dovrebbe prendere anche qualcos'altro. Ma in che senso? Eh no, perché solo la borsa non la vendiamo. Allora lei dovrebbe prendere anche questa collana, questo, quest'altro, e poi forse le vendiamo la borsa. E tu dici, vabbè, dai, vabbè, facciamo questa roba. Seconda cosa, sembra buffo, ma è tutta realtà. Io non posso comprare la borsa, ma posso esprimere un desiderio. È proprio così. Cioè, io vado allora e dico, esprimo il desiderio di comprare quella borsa che costa 20.000 euro. Loro prendono il desiderio e dicono, nell'arco di un anno e mezzo, le diremo se sarà soddisfatto il suo desiderio. Ok? Dopo un anno mi arriva un'email con scritto magari, congratulazioni, il suo desiderio è stato soddisfatto, può passarlo a ritirare nel negozio di Torino. Ok? Capite l'esclusività? Borsa da 20.000 euro. Poi non è che te la regala la borsa da 20.000 euro dopo un anno e mezzo che aspetti. No, paghi 20.000 euro per prendere la borsa. Quindi il mercato sta andando su queste due cose. L'esclusività e il gratis, che sono apparentemente uno l'opposto dall'altro. Luca, chiedevano in chat se puoi dire l'autore del libro gratis. Te lo dico subito. Se ce lo mandi. Arrivo, eh? Sì. Adesso non riesco a trovarlo come sempre. Se si cerca online, cioè... Il problema è che gratis esce di tutto e di più. Ho provato, non volevo... rompere, se no casomai me lo fai sapere. Scrivo perché ce l'ho qua sicuramente, ma come quando si cercano le cose non vengono fuori. Ma poi te lo cerco e te lo scrivo. Ecco, lo metteremo poi sulla pagina del sito insieme ai video e insieme a tutto quanto. Sì, 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 sì. Sì, adesso eccolo qua, tanti libri. Se ce lo vuoi far vedere, così lo... Allora, aspettate se... No, tira su... No, gratis, però non ci dice... Allora, di Chris Anderson. Aspetta. Chris Anderson. Perché toglie la cosa... Aspetta, faccio così. No, ok, così. Vedete. Aspetta. Perfetto, perfetto. Chris Anderson, ottimo, grazie mille. Okay. Perfetto. Ok, non voglio dilungarmi su tante altre cose, rimaniamo sul tema del gioco. Allora, io ho già raccontato del metaverso, questo è il famoso dispositivo dell'Apple, che è appena stato introdotto, costava $2,500, adesso si trova a solo $1,500. Comunque il dispositivo con cui poter costruire gli avatar e fare tutta una serie di cose. Se poi avete delle domande specifiche, fatele a Marco, che lui è più sul pezzo, l'ha già sperimentato e provato anche direttamente, mi dice. Allora, andiamo verso la fine, che non voglio rubarvi troppo tempo. Altre modalità di giocare online. Questo è un altro aspetto estremamente importante, perché ci sono dei meccanismi che rientrano nel tema della gamblification, poi ve lo racconterò bene rapidamente, che fanno sì che il gioco d'azzardo entri più, soprattutto quello online, entri più nella quotidianità del nostro vivere. Chi di voi ha fatto acquisti su AliExpress, ad esempio? AliExpress, per chi non lo sapesse, è un sito tipo eBay prettamente cinese, ok?
Quindi AliExpress, quando uno, una persona compra su AliExpress, ha dei prezzi tendenzialmente più bassi, ok? L'unico limite è che se voi comprate qualcosa vi arriva dopo un mese e mezzo, perché parte dalla Cina proprio, quindi arriva piano piano, eccetera. AliExpress ha tutto un meccanismo abbastanza simile a quello di eBay, no? Io quindi cerco qualcosa, trovo qualcosa, trovo il prezzo che mi interessa, acquisto e via dicendo. Una cosa che varia su AliExpress è che utilizzano una sorta di token, come diceva anche Marco, per incentivare il fatto che io vada più spesso possibile a vedere il sito. Ogni volta che io vado sul sito mi regala dei gettoni virtuali. Questi gettoni virtuali possono essere utilizzati poi per avere degli sconti nei miei acquisti. Peccato che poi AliExpress dica anche: ma questi gettoni virtuali che tu hai guadagnato andando sul sito facendo determinate cose, li vuoi tenere così o li vuoi giocare? Come una slot. Io posso puntare con questi gettoni virtuali sulle slot per poterne guadagnare di più. E stiamo parlando di un sito di e-commerce, semplicemente per comprare degli oggetti che mi interessano. Altre cose, vado anche qua un po' veloce. Qualche vostro paziente arriverà dicendo: sì, vabbè, però, ok, smetto di giocare online e tutto quanto, però sono appassionato alle partite di calcio. Quelle non me le potete togliere, però. E per vedere i risultati delle partite di calcio vado su alcuni siti che mi dicono in diretta come stanno andando le partite. Uno dei siti più gettonati si chiama www.direttagol.it oppure direttagol.org, ok? Che sono siti che vi danno la diretta del risultato delle partite. Peccato che entrambi abbiano una parte dedicata alle scommesse in tempo reale. Se voi andate su questo sito per vedere in tempo reale cosa sta facendo la Juventus contro la Roma, in parte vedete anche le quotazioni che variano in relazione ai vari siti che offrono la possibilità di scommettere. Quindi c'è Eurobet, Unibet, WeWin, e vedete qual è ipoteticamente quello che offre la scommessa migliore. Quindi capite che se c'è già anche un paziente che dice: no, vabbè, provo a non giocare, poi si collega e inizia a vedere che, cacchio, danno la Juventus 2-1, 3-1, 4-1, dai, cavolo, 4-1, Eurobet da 4-1, 4-1, dai, è un'assurdità. Ok? Quanto può essere incentivante anche il fatto di avere le quotazioni in tempo reale su alcuni siti. Vado rapidamente. Allora, un'altra cosa, anche qui occorrerebbe tanto più tempo per raccontarvela, però non voglio rubarvi troppo spazio. Altro aspetto con cui si presentano adesso i pazienti è il fatto che arrivano dicendo che loro sostanzialmente giocano, cioè investono in azioni. Però dicono: io non vengo per gioco d'azzardo, io investo in azioni, però è un periodo in cui è andata male, ok? Ripeto, occorrerebbe tanto tempo per dettagliarvi tutto, però vi faccio una differenza molto rapida. Investire in azioni vuol dire che io decido di comprare l'azione della Coca-Cola, perché penso che sia un'azione che possa crescere nel tempo. Compro 100 azioni della Coca-Cola, adesso dovrebbero costare sui $70 l'una un'azione adesso, questi giorni. Compro 10 azioni, spendo $700, ok? Comprate queste 10 azioni, la modalità qual è? Aspetto nei prossimi 3, 4, 10 giorni, un mese, due mesi, per vedere se queste azioni salgono, con la speranza che salgono, e poi di rivenderle. Okay? Peccato che ci sono dei siti che ribadiscono di lavorare sostanzialmente sull'ambito azionario, come il sito eToro, come il sito Plus 500, come il sito Forex, okay? Che dicono: lavoriamo sulle materie prime, lavoriamo sulle quotazioni del dollaro, lavoriamo sulle quotazioni dei cambi e via dicendo, che in realtà sono puro gioco d'azzardo mascherato da azioni, mercato azionario. Questo perché? Perché è vero, ad esempio, vi faccio l'esempio del Forex, ma funziona così per tutti gli altri. Vedete che Forex ha la valutazione euro-dollaro, dollaro, quota sterline e via dicendo. Poi ha tutte le quotazioni anche dell'oro, del ferro, del petrolio, del grano,
di tutte le cose, delle tutte le materie prime, ok? Com'è che funziona? Io mi inserisco su Forex, apro il mio conto, poi Forex dice, ok, secondo te, nei prossimi 2 secondi, il petrolio aumenta o diminuisce? Aumenta, schiaccio, aumenta, punto 50 dollari. Aumenta, aumentato, punto 50 dollari. Nei prossimi 2 secondi, aumenta o diminuisce? Aumenta, schiaccio, diminuisce, persi 50 dollari. Ok? Cioè, cosa fanno? Questi qua non è un investimento a livello di azionario, è un è una scommessa che si basa sulla variazione del prezzo delle materie prime. È come se io dovessi avere un indicatore oggettivo che mi dice se ho scommesso bene o ho scommesso male. E basta. Non so se ho reso l'idea. Non è una cosa ricollegata, ho comprato 50 azioni della Coca-Cola. No, ho scommesso che nei prossimi 10 secondi il petrolio aumenta, si è aumentato, ho vinto 50 dollari. Scommetto che il grano diminuisce, diminuito, ho perso 50 dollari. Ok? Questo è il gioco d'azzardo, né più né meno. Anche se fa riferimento a un andamento di borsa. Vado a conclusione perché sennò così lasciamo magari spazio qualche minuto per le domande. Gamification, molto importante. Qualcosa l'ha detto anche Marco rispetto alle loot box, che era anche qui nella modalità, soprattutto per gli adolescenti, di recuperare e di spendere soldi su potentici premi per, all'interno dei videogiochi, che possono essere skin, cose che possono aumentare le potenze dei personaggi e via dicendo. Altro aspetto, inserire nei videogiochi attività di gioco d'azzardo. Come diceva prima Marco, il PEGI, che è molto molto importante, che definisce qual è il gioco più adatto ad ogni età, anche il simbolino del gioco d'azzardo tante volte, dove all'interno si può giocare d'azzardo, che possa essere collegato a denaro, possa essere collegato semplicemente a un gioco virtuale, però si ottiene sempre qualcosa se si vince o si perde. Le live su Twitch e YouTube, come vi dicevo prima, gamification vuol dire normalizzare l'azzardo, cioè portarlo nella quotidianità, in modo tale che diventi sempre di più un qualcosa che sia di cui l'individuo si aspetta di trovare in quasi tutte le situazioni che va a vivere. Non so se qualcuno di voi ha mai sperimentato i supermercati che quando arrivi la cassa paghi, ti dicono, ok, fa 27 euro, vuoi un gratta e vinci anche? Alle casse dei supermercati. Oppure supermercati, compresa la Coop, che solamente dovrebbe essere quella più virtuosa, che ti dicono, ti fanno giochi al monte premi con i gratta e vinci. Se fai 10 euro di spesa ti danno un gratta e vinci. Tu gratti per vedere se hai vinto la spesa. Ok? Anche quello è gioco d'azzardo. Anche quello è un incentivante per portare le persone tante volte a giocare. Ultime 3 slide. Quali prospettive per i servizi? Conoscere tutte queste modalità, essere sempre più aggiornati, rimanere sempre curiosi rispetto a come varia il mercato del gioco, di quanto viene offerto, di come cambiano le cose. Anche lì, le modalità di individuazione dei pazienti sul gioco online sono completamente diverse dal gioco in presenza. Adesso noi, l'Asto 3 è una delle ASL che si è lanciata di più nell'ambito della prevenzione, ha organizzato tour, ha fatto un sacco di cose per andare a ricercare pazienti che potessero... Noi avevamo anche attivato una sorta di camper davanti alle sale ricevitorie in modo tale da spiegare a chi entra, come funziona il gioco, vi dicendo. Oggi dobbiamo lavorare online. Questa roba che facciamo, che abbiamo fatto virtualmente, in modo vis-à-vis, fino a qualche anno fa, adesso dobbiamo in qualche modo entrare anche noi nella modalità online. Perché sennò tutti quelli che giocano online ce li perdiamo direttamente. Quindi, l'utilizzo delle app, qua non abbiamo avuto tempo. Rispondo alla domanda che mi aveva fatto la collega prima. Allora, che diceva, bisognerebbe bloccare allora con le app tutti i browser. Allora, la mia filosofia è questa. Come dico al paziente, sia che gli faccia un controllo economico per gioco dal vivo o un controllo economico con l'aggiunta delle app online, io dico sempre al paziente, allora, io sono certo che se tu ti impegni a trovare delle strategie per bypassare i controlli che noi facciamo, tu ce la fai. Hai già vinto. Sicuramente riesci. Però quello che noi possiamo darti sono delle modalità che se tu rispetti, ti possono aiutare in qualche modo a guarire da questo problema. Quindi, bloccare tutto,
secondo me avrà sempre un punto di forza chi è veramente ostinato e ha voglia di giocare, quindi vincerà sempre. Seconda cosa, io lavoro tanto sulla relazione col paziente. Piuttosto costruisco una buona relazione col paziente, gli offro delle app per bloccare, in modo tale che se ho costruito una buona relazione terapeutica, il paziente poi succede che bypassa le app, gioca e si dà la possibilità di raccontarmelo, perché c'è una buona relazione terapeutica. Questo è quello su cui lavoro tanto. C'era una mano alzata, Luca. Sì, Maria Vittoria... tanto sono due slide, poi chiudo così. Ok, e poi lasciamo spazio alle domande, va bene. Grazie. Allora, altra cosa, usare molto la peer education. Marco qualche anno in meno di me, Silvia ancora qualche anno in meno. Gli adolescenti hanno tantissime strategie innovative per aiutare altri ad avere chiare meglio le cose. Quindi la peer education ancora di più è più funzionale in una situazione di digitalizzazione. Allora, poi anche i servizi pian piano si devono adottare con modalità di videochiamata, Skype, cioè come stiamo facendo un po' adesso, dovremmo introdurlo sempre di più a mio parere nella clinica, con tutti i limiti che comporta. Noi lavoriamo in un territorio che ha un'estensione di 90-100 km da un ambulatorio all'altro. Io ho dei pazienti che vivono a Bardonecchia, per chi sa di voi, e per arrivare nel mio ambulatorio devono fare 75 km. Capite che già il fatto di spostarsi con la pioggia, con la neve, avere tempo anche per farlo, tante volte è un disincentivo per iniziare un trattamento. Se possiamo offrire a questi pazienti delle strategie alternative tramite Skype, tramite videochiamata, magari riusciamo lo stesso ad agganciarli. Non dico che deve diventare la cosa prioritaria, però sicuramente una strategia aggiuntiva. Vi lascio anch'io i miei riferimenti, sia l'email, anche il numero di telefono. Se avete bisogno di chiarimenti e cose, mi date uno squillo oppure mi mandate un messaggio, molto meglio, oppure mi scrivete. Ok? Se per... Allora, c'era, mi dicevi, una mano alzata? Adesso non la vedo più. Non è più alzata? No. Allora, vediamo, qualcuno ha scritto online, sulla chat. Sì. Il grande rischio della piattaforma di trading e di investimento è legato all'utilizzo della leva finanziaria, certo. Cioè, tutto ciò è un mix di cose sostanzialmente. Come diceva anche Silvia, l'accessibilità, la disponibilità, il fenomeno del vamping. Cioè, il nostro limite è che abbiamo troppe cose disponibili costantemente. E naturalmente, come facevo l'esempio di Hermès, no, che dice l'esclusività diventa quasi un pregio adesso, no? Perché sono esclusivo perché devo aspettare. Perché nella nostra società ormai è tutto subito. Invece adesso diventa esclusivo. C'era quella famosa pubblicità della Martini, no? Per molti, ma non per tutti, no? Diventava esclusivo. No? George Clooney, quando chiudeva la porta all'altro, diceva: voglio venire a festeggiare, no? Qua c'è l'alcol, per molti ma non per tutti, no, già lavoravano sull'esclusività. C'è una mano alzata. Se apri coda. Io volevo chiedere una cosa, nel caso in cui si inizi un percorso di terapia per una dipendenza, però poi con il tempo si viene a sapere che in realtà la dipendenza è condivisa dal nucleo familiare. In quel caso, come si andrebbe ad agire? Sempre con una terapia individuale o si potrebbe anche pensare di introdurre, non so, un po' di consulenza familiare o altri interventi? Allora, il problema è quello che riguarda tutte le dipendenze. Ad esempio, io lavoro con gli alcolisti, magari arriva l'alcolista in trattamento che dice sì, devo smettere di bere, poi dice sì, a pranzo mia moglie beve. Capito? Quindi tutti i pranzi, tutte le cene, avere l'alcol davanti è... Infatti, l'altra cosa su cui si lavora è, in questo caso, tu stai raccontando un caso diverso, però se un paziente ha una dipendenza anche sui grattevinci, e magari la moglie compra i grattevinci ogni tanto, e dire ok, o se li compra e non li fa vedere al marito se li gratta lei, oppure per un po' non li comprate. Se tutti i pazienti, cioè se il nucleo familiare è coinvolto, anche lì bisogna capire, a mio parere, se tutti sono coinvolti allo stesso livello, ad esempio. Se c'è chi ha un gioco sociale, c'è chi ha un gioco problematico e chi ha un gioco patologico. Che se c'è
tutti giocano, ma uno dice sì, ma io posso fare anche senza, l'altro dice sì, magari con un pochino di fatica faccio senza, ma ce la faccio, e l'altro dice no, assolutamente no, allora vado a lavorare sul patologico e magari faccio un po' di informazione sul nucleo. Se invece tutti sono patologici, però è un po' raro che può succedere, a me è successo pochissime volte, che tutti siano patologici, io li prenderei in carico separatamente, diciamo risorse e servizi permettendo, perché noi siamo messi sempre peggio, quindi qua facciamo gli splendidi, ma cioè, nel senso che separatamente, e poi magari anche con, tramite l'assistente sociale o qualche altra figura potrei fare anche degli interventi più di tipo psicoeducativo, cioè insegnare, non so, lavorare su come mai, cioè l'evitamento dei posti, delle situazioni, il tema del denaro, le fantasie. Tanti giocatori, anche qui sembra una roba banale, quando si presentano in studio, nel mio ambulatorio, parliamo, mi raccontano un po' di cose e faccio sempre una domanda che stupisce tantissimo i miei tirocinanti, no? E stupisce tantissimo anche i giocatori, che di per sé è una domanda banalissima, ma che quasi mai nessuno gli ha fatto. Arrivano dopo un po' che parlano e dico, ma perché lei gioca? E loro mi guardano e dicono, cavolo, bella domanda questa, perché io gioco? Domanda banalissima. Però anche lì si dà la possibilità di, a livello di metacognizione, capire come mai. E tante persone te la raccontano dicendo, ma perché volevo guadagnare di più? No, vabbè, se volevi guadagnare di più dopo la seconda o terza volta, che visto che stai perdendo un sacco di soldi, non giochi più. Adesso la faccio breve, in realtà poi intervengo in modo diverso. Però che sia il nucleo familiare tutto coinvolto è un pochino difficile. Se fosse tutto coinvolto, allo stesso livello, alla stessa gravità, io li prenderei separatamente, risorse permettendo, e poi magari farei qualcosa anche condiviso, magari non tanto condiviso come nucleo familiare, ma come gruppo. Cioè lo prenderei, se c'è un gruppo di giocatori, ok, si lavora in gruppo e poi si lavora singolarmente. Lavorare sul nucleo, poi io sono cognitivo costruttivista, magari se nel mio posto ci fosse uno sistemico direbbe no, no, lavorare di gruppo è la cosa migliore, non è che questa storia qua. Lavorare con la famiglia è basilare, perché la famiglia è il nucleo di tutto. Quindi io arrivo da lì per quello che vi do questa interpretazione. Ecco, se posso aggiungere, perché io sono il sistemico di turno, ecco, no, io riconosco come estremamente utile l'approccio cognitivo-costruttivistico nell'ambito del disturbo da gioco d'azzardo, perché ci sono tutta una serie di aspetti specifici proprio della patologia che si declinano intorno alle cognizioni distorte, tutta una serie di cose per cui è un approccio assolutamente utile. Io volevo condividere proprio un brevissimo accenno di una situazione clinica, perché è vero che la domanda della collega stimola un pensiero rispetto a che ruolo può avere la famiglia. Ricordo questa situazione dove c'era un giovane giocatore di slot, giovane nel senso che aveva cominciato da minorenne ed era arrivato alla cura molto presto, per cui aveva forse 21 anni, con entrambi i genitori. E andando un po' ad approfondire le abitudini di gioco d'azzardo dei genitori, che cosa è emerso? Lui fruiva insieme ai suoi genitori di una terapia di gruppo multifamiliare. È emerso che il padre aveva un comportamento di gioco d'azzardo alle macchinette assolutamente sotto controllo. La madre invece non disdegnava, sempre sotto controllo, di acquistare gratta e vinci. Allora, il pensiero dei terapeuti, lo conducevo con la collega Smaniotto, era da un lato che entrambi i genitori riuscivano a mantenere un controllo che il figlio non riusciva ad avere. Ma questo nei confronti del figlio faceva scaturire una serie di dinamiche trigger, cioè implicanti e come dire paradossalmente potenzianti il suo sintomo, perché il messaggio che riceveva dal padre era: il gioco d'azzardo alle slot si può tenere sotto controllo, e quindi il pensiero di questo ragazzo era: come ce la fa mio papà, ce la devo fare anch'io. Quindi il suo obiettivo diventava non tanto l'astinenza, ma quanto mirare a
tornare a giocare in un modo controllato. Obiettivo che bisognerebbe sempre riflettere, insomma, se è un obiettivo possibile per chi ha avuto un discontrollo. Però c'era anche un altro côté, che era uno côté di disvalutazione molto pesante del padre nei confronti del figlio, che, come dire, spesso rimandava dei messaggi di inadeguatezza verso il figlio, proprio perché lui era capace di controllarsi, il padre, mentre il figlio non ci riusciva. E devo dire che smantellare questa dinamica era stato particolarmente importante ai fini del trattamento del ragazzo. L'altra faccenda della mamma, che invece acquistava questi gratta e vinci, era un po' più sottile, perché aveva a che vedere con il significato, la motivazione dell'acquisto di gratta e vinci, su cui all'interno del gruppo ci siamo stati tanto. Allora, se tu hai un problema di gioco d'azzardo all'interno della tua famiglia e soffri perché tuo figlio ha un discontrollo, come mai, come dire, visto che non ne sei dipendente, non riesci ad interrompere il tuo acquisto di gratta e vinci? È vero, si tratta di un'altra tipologia di gioco, però ha sempre a che vedere a un certo punto con la motivazione di migliorare la propria situazione economica, sperare in un colpo di fortuna. Insomma, abbiamo fatto tutta un'analisi di motivazioni. Ecco, quindi io credo che andare a sondare, se si lavora con la famiglia e è una buona consuetudine, sicuramente per chi ha un approccio sistemico come ce l'ho io, però credo per chi lavora nelle dipendenze in generale, qual è l'orientamento di quella famiglia nei confronti non solo del sintomo del paziente, ma anche proprio del comportamento sociale, soprattutto se stiamo parlando di dipendenze che si sviluppano all'interno di una dipendenza legale, che sia alcol, che sia gioco d'azzardo, che sia tabacco, è sempre un qualcosa che può portare delle informazioni importanti anche per la riabilitazione del paziente. Ecco. Certo. Condivido. Ci sono dubbi, domande, qualcosa che volete approfondire? Okay. È stata sicuramente una bella mattinata densa e impegnativa, per cui io penso che tutti devono un po' digerire, e come dire, magari poi nel ripensarci salteranno fuori delle riflessioni piuttosto che degli ulteriori bisogni. Ecco, Chiara ha alzato la mano. Sì, io volevo chiedere, in realtà non so se era già stato chiesto, se ci sarà un prossimo incontro magari, ecco, in cui è possibile approfondire determinati temi, soprattutto quelli trattati dal dottor Rossi e dal dottor Chiapparino. Ecco, io mi taccio, nel senso che noi stiamo sempre abusando della loro generosità, però se l'abuso non diventa violenza, noi siamo sempre aperti anche a delle proposte. Devo dire che questo seminario origina da una proposta positiva che aveva fatto appunto il dottor Rossi, dicendo: ma anche noi abbiamo delle cose da dire. Quindi non lo so, ecco, se ci saranno cose da dire, i partecipanti sicuramente sono contenti di sentirle, e quindi niente, se c'è qualcosa di possibile, noi siamo aperti. Ci pensiamo, anche perché così condividiamo anche con il gruppo, era già un'altra richiesta che era venuta dall'altro gruppo, l'altra volta, esatto. Un secondo livello, tutto quanto. Allora, esatto. Limiti un po' che, appunto, confrontandoci con gli altri miei due colleghi, con Marco e Silvia, il fatto che si può anche lavorare su un secondo livello, però bisognerebbe partire un po' tutti dalle stesse conoscenze, perché, come dicevo anche a Daniela, no? Anche oggi ci sono un po' di assistenti sociali, un po' di psicologi, un po' di educatori, no? Quindi se noi lavorassimo prettamente sul clinico, con dei poli come psicoterapia, robe del genere, magari sarebbero argomenti che magari interessano un pochino meno gli assistenti sociali. Se lavoriamo più sugli assistenti sociali, sulle modalità anche qui, magari interessano meno, cioè, e soprattutto poi in un secondo livello bisognerebbe veramente partire tutti da zero,
nel senso, tutti allo stesso livello. Io faccio diverse formazioni in diversi CERD, un po' in Italia, dove vengo chiamato da operatori che lavorano sul gioco d'azzardo da diversi anni, no? Quindi io arrivo, faccio 2 giornate formative, dove parto, cioè parto da sapete già tutto sul gioco d'azzardo, no? Quello lo sapete già tutto. Ok, partiamo da tutte le vostre conoscenze, andiamo avanti e lavoriamo per 2 giorni solo sul gioco online, no? Quindi tutta una cosa che non abbiamo visto oggi, le app, le modalità, l'interazione di coppia, l'interazione familiare, tutte queste cose da sviluppare, io le sviluppo con gli operatori nell'arco di 2 giornate, dove facciamo una giornata e mezza di roba clinica, più un'altra mezza giornata su casi clinici che o mi portano loro e mettiamo assieme tutte le informazioni della prima giornata con i loro casi clinici reali, oppure io porto casi clinici e dico ok, provate a lavorare su quello, poi ci confrontiamo. Cosa, rispetto a quello che avete appreso, vediamo cosa ci portiamo a casa. Però quello è una modalità molto già selettiva, cioè sono minimo, sono colleghi che lavorano da 10 anni sul gioco d'azzardo, minimo, no? Quindi partire da lì e evolvere. Io immagino che se facciamo un gruppo dove ci sono persone che magari oggi è la prima volta che hanno lavorato, sentito il gioco d'azzardo, sarà stata una mattinata impressionante, perché ci sarà stata una quantità di dati in mani, che già abbiamo lavorato su piccoli dati, capisci? Cioè il limite è un pochino quello, adesso senza dilungarmi. Ci siamo confrontati più volte, sia con Marco che con Silvia, su queste ipotesi, però o facciamo un gruppo ristretto che ha già conoscenze specifiche sul campo, lavora già in un certo modo. Quell'altro aspetto è, ci chiedevamo anche noi, la modalità online è carina, fatta a 3 ore. Io al tempo del Covid facevo lezioni da 2-3 giorni, cioè facevo un mattino sia all'università sia alla scuola di specialità, facevo, era pesantissimo, poi le alternavo molto a video, cose, lavori di gruppo, però era pesantissimo. Secondo me, per lavorare su certi livelli sarebbe più opportuno lavorare online, soprattutto se si parla di una giornata formativa di 2 giornate. Cioè, voi immaginatevi, adesso andiamo a pranzo, abbiamo altre 4 ore online dopo, cioè, no, non so, poi l'attenzione... No, cale. No, non si può, non si anche può. Anche quella dei relatori cale, almeno parlo per il sottoscritto. No, 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 non si può. Ecco, allora, noi siamo sempre molto precisi e puntuali con la conclusione. Prima però di... siamo già oltre. Sì, sì, sì. Prima di... nel senso che c'è ancora una mano alzata che è Paolo Plebani. Prima di questo però io volevo dire che oggi ci sono stati tanti assenti ingiustificati. Di tutti questi assenti ingiustificati però vorrei esprimere la nostra vicinanza a un gruppo di 3 operatori dell'area del Ravennate, in particolare Lugo, che sono stati colpiti dall'alluvione. Io credo che la loro assenza sia molto legata a questo. Quindi invece, siccome c'è con noi Enza Continibali, se vuole presentare, insomma, poi gli scriverò anch'io la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, perché insomma la situazione è veramente brutta, almeno vederla così da lontano, figurarsi esserci in mezzo. Una roba velocissima, Paolo Plebani, e poi davvero dobbiamo chiudere. Sì, veloce, ringrazio. Allora, il discorso online mi spaventa un po', probabilmente per l'età, per cui non sono abituato un po' a quello che non riesco a controllare, online non si riesce a controllare. Chiedevo per i servizi pubblici, ma gli orari in cui vedete le persone? Perché il nostro servizio pubblico è aperto dalle 8 alle 16. Noi abbiamo una vecchia impostazione definita dal nostro vecchio direttore, che adesso è in pensione, però abbiamo 2 fasce. Abbiamo una fascia che va dalla mattina 2 giorni a settimana, 2 mezze giornate a settimana in realtà, perché anche lì siamo sempre più... Una fascia che va dalle 9 alle 16-17, e una fascia che va dalle 14 alle 19. Per anche lì, naturalmente tanti pazienti arrivano 14-18, no? L'orario più gettonato in generale. Anche lì sarebbe da pensare il sabato mattina, però io ho alcuni pazienti, allora faccio un preambolo, poi davvero non mi dilungo. Prima del Covid io lavoro, ho il mio studio privato e lavoro con dei colleghi
che mi sono un po' selezionato, perché erano, quando facevo la supervisione a loro, tutto quanto, ho preso quelli che secondo me erano più affini alle mie visioni, tutto quanto, con un'età variabile dalla mia di 15 anni, almeno, no? E prima del Covid loro dicevano, ma perché lei non fa anche lei l'online? Dicevo, ma no, l'online è un'altra cosa, non funziona, tutto quanto. Scoppiato il Covid, adesso a livello privato, solo privato, il 70% dei pazienti li vedo online. Cioè, ho pazienti di inglesi, di Bruxelles, Lussemburgo, ho pazienti italiani che di Sicilia, Campania, ho pazienti di Torino, dove sono io, ma che viaggiano tutte, sono sempre via per lavoro, no? E con loro abbiamo definito, ad esempio, tornando a noi, nei servizi, noi facciamo che nella pausa pranzo, se il paziente magari è a Torino a lavorare, ha mezz'ora di pausa pranzo, diciamo ok, facciamo una videochiamata in pausa pranzo. È una roba diversa, però almeno è anche quello un approccio, cioè, rispetto a quello che dicevamo prima, sfruttare l'online, no? Anche noi come servizi stiamo utilizzando le videocamere, ci stiamo attivando anche su quelle modalità lì, sia perché abbiamo un territorio molto vasto e poi anche per le esigenze di servizio. Però sì, l'ideale sarebbe avere il sabato mattina, però bisogna poi convincere i colleghi a lavorare il sabato mattina. Io già il sabato e la domenica spesso lavoro per le scuole di specialità e altre cose, quindi già ci do abbastanza, però è un'altra impostazione. Grazie. Sì, ecco, velocissimo per Paolo, nel 2012 fino al 2014 AND ha fatto su finanziamento della Regione Lombardia un ambulatorio specialistico sperimentale proprio sulla presa in carico multidisciplinare del gioco d'azzardo, comprensiva dei familiari e dell'assistenza legale. Di fatto le fasce di apertura dell'ambulatorio erano dalle 17 in avanti in settimana e tutto il sabato, e devo dire, noi nel giro di 18 mesi abbiamo avuto più di 300 utenti in carico, che arrivavano non solo dalla zona di Varese e Como, che erano diciamo le aree più vicine a noi, ma arrivavano poi da tutta la Lombardia. I dirigenti dei servizi, penso gli apicali, dovrebbero fare una riflessione anche sull'attrattività dei servizi, perché sappiamo che purtroppo ma in generale nelle dipendenze, solo la punta dell'iceberg delle persone in stato di bisogno si calcola, non so se il 5-6%, 7%, non di più, si rivolge effettivamente ai servizi. Per cui già ci sono delle barriere culturali e sociali, lo stigma, la vergogna, non vado dove ci sono i tossici, eccetera. Ma anche se cerchiamo almeno di abbattere ciò che possiamo abbattere, e quindi le barriere organizzative, già potrebbe essere un piccolo passetto in avanti. Va bene, io direi a questo punto invito tutti nel disconnettersi a segnare in chat l'orario di disconnessione, nome e cognome e la vostra professione. Tenete monitorato il sito, perché se ci sono delle iniziative formative le scriviamo lì. Compilateci il questionario di gradimento, e a questo punto auguriamo a tutti un buon weekend, e speriamo che sia un weekend senza pioggia e insomma un pochino più sereno per tutti. Ringrazio ancora i tre relatori e appunto, consapevole delle difficoltà che spiegava prima Luca, che magari insomma riusciamo a trovare una quadra. Noi siamo sempre contenti e disponibili ad accogliere con questa modalità delle proposte formative, che sono sempre interessanti ed arricchenti. Grazie davvero a tutti voi per grazie la pazienza. Per grazie a voi per la generosità della condivisione. Alla prossima. Grazie a tutti, e vi chiediamo di disconnettervi adesso. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ecco, intanto devo... Allora. Interrompere la registrazione.